Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. Quest'anno la Befana nella calza ci porterà tantissimi crediti, mentre vi mostro la mia squadra e parte della mia rosa. Amici di YouTube, 16 milioni di profitto realizzato soltanto con le compravendite, e in questo video vi svelerò uno dei modi, una delle strategie che mi ha permesso di realizzare questo risultato. Per una volta, per oggi, congeliamo parzialmente la strategia delle compravendite argento e vado pertanto a mostrarvi una strategia davvero eccezionale, una strategia che ci permetterà di avere, tra virgolette, i pacchetti gratis. Prima di farlo andiamo nella sessione campionati dall'SBC, vediamo che con l'uscita della Eredivisie, ovvero il campionato olandese, con la Serie B inglese, EFL Championship, ormai quasi tutti i campionati principali hanno le loro SBC. Perché vi sto dicendo questo? Perché è funzionale alla resa di questa strategia. Andiamo nell'opzione negozio, devo dire un'opzione che non conosco affatto, perché non ho mai acquistato nessun pacchetto con i FIFA Points, ovviamente nemmeno con i crediti, né pacchetti promo, né pacchetti oro, né pacchetti argento. Non ne ho bisogno. Con le compravendite riusciamo a sopperire a questo gap. Ma amici di YouTube, non ho parlato di non acquistare pacchetti bronzo. Perché? Perché questa strategia è basata proprio sui pacchetti bronzo, incredibile ma vero. E perché vi ho parlato della SBC? Beh, molto semplice, dal momento che tutte le SBC campionato sono state rilasciate, o perlomeno quasi tutte, anche i giocatori bronzo hanno acquisito valore. Andiamo a mostrare un esempio di della resa di questa strategia, investendo. A me la parola spendere non piace, preferisco la parola investire. Investendo soltanto 400 crediti nel pacchetto è molto facile, anzi è piuttosto con la consuetudine, quella di trovare un valore dei consumabili e dei giocatori nettamente superiore. Quello che faccio io di solito è scartare tutti i consumabili argento, quindi divise e palloni, e poi monetizzare, guadagnare con i calciatori. E pensate, amici di YouTube, in questi pacchetti a volte è possibile trovare anche le forma fisica rosa, che di solito valgono almeno 1000 crediti. Vedete, già forma fisica giocatore vale 200 crediti, e per fugare qualche dubbio, ogni dubbio, vediamo sul mercato. Bene, siamo già a 400 crediti, abbiamo già recuperato 400 crediti con la forma fisica giocatore, che ovviamente, qualora avessimo voluto acquistarla, ci sarebbe costata 200 crediti. Poi andiamo a vedere innanzitutto il campionato di questi giocatori. Abbiamo un giocatore della seconda divisione francese, Domino League 2, e in questo caso siamo stati fortunati perché abbiamo trovato un giocatore della Bundesliga che costerà molto di più di 200 crediti. Vediamo, siamo davvero fortunati, in live non c'è trucco e non c'è inganno, siamo riusciti a trovare un giocatore che viene venduto anche a 600 crediti, molto bene, addirittura qualcuno lo vendeva anche a 700, se non di più. Andiamo a listarlo a 600, quindi incredibile ma vero, siamo già sopra di 200 crediti rispetto all'investimento iniziale soltanto con questo giocatore, tale Straudi. Vediamo quest'altro giocatore, analizziamo innanzitutto il campionato, e siamo fortunati perché il campionato è la Eredivisie, quindi un giocatore, accidenti, un giocatore che viene venduto sui 2000 crediti. Quindi amici di YouTube, che cosa significa tutto questo? Che con il calciatore della Bundesliga a 600 crediti, con le forma fisica giocatore a 400 crediti complessivi, siamo a 1000 con questo calciatore che venderò intorno ai 2000 crediti. Siamo già, pensate, a 3000. Questo giocatore della Serie B francese verrà comunque venduto a 200. Quindi amici di YouTube, non c'è trucco e non c'è inganno. Per fortuna questo pacchetto
al sottoscritto, ha fruttato oltre 3.000 crediti, diciamo 3.200 crediti, quindi niente male. Ricordate che lo abbiamo realizzato in live e come ha funzionato per me, funzionerà anche per voi. E amici di YouTube, per onestà intellettuale devo dirvi che non in tutti i pacchetti è possibile sbustare calciatori dei campionati che annoverano già le SBC. Ad esempio, non esiste la SBC per il campionato di Serie B francese, per la Domino League 2 francese, quindi a tutti gli effetti la seconda divisione francese, ma abbiamo trovato un giocatore di Bundesliga, il calciatore italiano con overall 61, e soprattutto tale Muringen che vediamo e abbiamo visto viene venduto a 2.000 crediti sul mercato, facciamo 1.009, comunque un guadagno eccezionale. Vi ripeto, l'investimento con i pacchetti bronzo, il pacchetto base, quello da 400 crediti, è davvero eccezionale, è davvero straordinario. Perché? Perché si tratta di un investimento a basso rischio che soltanto nella peggiore delle ipotesi ci permetterà di andare in pari, ma con tutte le SBC campionato vi basterà semplicemente trovare un calciatore bronzo appartenente ad uno dei campionati che ha le SBC per rientrarci, e rientrarci davvero di brutto. Come abbiamo potuto vedere, il sottoscritto è riuscito a realizzare ben 3.200 crediti potenziali, ma amici di YouTube, abbiamo visto che per il calciatore olandese venivano fatte anche offerte da 1.700 crediti, quindi tutto molto bello, troppo bello per essere vero, ma questo è soltanto uno dei trucchi che spiego e svelo su questo canale. Lasciate il vostro like, credo di essermelo meritato, e soprattutto dopo la visione di questo video datevi alla pazza gioia, aprite i vostri pacchetti bronzo e scrivetemi nei commenti cosa avrete trovato. Sono davvero curioso, quindi condividete con me sotto i commenti di questo video le vostre sbustate nei pacchetti bronzo. Amici di YouTube, sono molto contento di avervi spiegato e di aver condiviso con voi questa strategia. Iscrivetevi al secondo canale di Marco Liguori, l'unico canale di YouTube Italia che vi svela le strategie della compravendita di FUT, anche tutorial di FIFA 20 in generale, ma soprattutto compravendita, strategie dimostrate in live. Amici di YouTube, iscrivetevi perché la carne al fuoco è davvero tanta. Vi ricordo che da oggi potete anche inviare una donazione nel link in descrizione. Nei prossimi giorni, dopo l'Epifania, ci saranno delle grandi novità, come l'Instagram del secondo canale di Marco Liguori, l'Instagram che tratterà principalmente la compravendita di FIFA 20. E amici di YouTube, nelle prossime settimane ci sarà anche una sorpresa strepitosa, un manuale di tutti i calciatori argento, il manuale definitivo della compravendita di FUT, un manuale eccezionale con tantissimi nomi di giocatori, non solo i nomi che trovate nei video su questo canale, ma anche dei nomi segreti, dei nomi esclusivi. Quindi a breve le novità dopo l'Epifania saranno che sarà possibile condividere con voi le impressioni e le esperienze sul Instagram del secondo canale di Marco Liguori, e soprattutto a breve sarà rilasciato il manuale definitivo della compravendita di FUT. Amici di YouTube, grazie per il vostro prezioso tempo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon proseguimento.